Buonasera nuovamente, buonasera al professore Semineri, benvenuto, benvenuto a Grazie. Mineo, al Circolo di Cultura Luigi Capuana. Siamo in tanti, in realtà, perché teniamo fede all'idea di Luigi Pirandello, uno, nessuno, 100.000, quindi ognuno di noi in questo momento rappresenta 100.000, voglio convincermi di questo. E quindi partiamo appunto da una citazione letteraria con il professore Seminerio, che è qui per presentare la sua ultima fatica, L'autista di Al Capone. Il professore Seminerio ha già pubblicato con Nguanda, con Senlerio, si è occupato anche di Shakespeare, non solo di Shakespeare, un letterato a tutto tondo, però. In quest'ultima occasione si è cimentato con un qualcosa che appartiene alla Sicilia, ma in qualche modo di mezzo c'è l'oceano. E poi c'è anche un oceano di interpretazione. L'autista di Al Capone, perché proprio l'autista di Al Capone? Cos'ha di così interessante l'autista di Al Capone? Perché è la storia di un ragazzo, di un emigrante, emigrato in America a seguito della famiglia dopo il terremoto di Messina del 1908. Andò in America, di famiglia poverissima, il papà però era onestissimo, lui come tanti giovani, come ci ha raccontato il cinema, si aggrega delle bande di quartiere, fa carriera nella malavita, entra a servizio di Torrio, che era un famoso gangster, il quale se ne va a Chicago. Lì lavora insieme con Al Capone, al servizio di Torrio. Poi Torrio viene ferito in un agguato e il comando viene preso da Al Capone. E Al Capone, siccome lo conosceva bene, lo piglia al suo servizio con la qualifica ufficiale di autista. E questo ragazzo, che si chiamava Placido Giacobbo, diventa l'autista di Al Capone, al servizio di Al Capone, con tutto quello che poi fa Al Capone, che ci hanno raccontato la letteratura americana e la cinematografia americana. A un certo punto Al Capone viene arrestato, lui resta disoccupato, cerca di farsi una piccola banda sua, ma non ha la stoffa del capo, viene acchiappato dopo una rapina con morto, rischia la sedia elettrica. Per salvarsi fa l'infame, tradisce i suoi compagni. Tradisce i suoi compagni, dopodiché evita la pena capitale, gli danno un bel po' di carcere, si fa anni di carcere, alla fine lo dimettono. E però quando esce dal carcere lo espellono dagli Stati Uniti. Siamo nel 1946, perché nel 1946 c'erano tutte le espulsioni, gli indesiderabili chiamati, lo rimandano a Messina, poveretto, dove non ha nessuno, non conosce nessuno, non ha né arte né parte, non sa come vivere e comincia una sua nuova vita che poi ho raccontato nel romanzo, a contatto con questa realtà messinese, che all'inizio è totalmente estranea ai suoi interessi, ma poi a poco capisce che ti gira tutto il mondo è paese. In tutti i paesi, in tutto il mondo, ci sono sempre gli Al Capone, ci sono sempre i capi, ci sono sempre i gregari. Addirittura viene utilizzato la sua figura, la sua storia, viene utilizzata in chiave politica per portare acqua al partito di maggioranza assoluta, che diventerà poi di maggioranza assoluta, e poi, dopo che è stato utilizzato, viene abbandonato a se stesso. Perché? Perché la nomea di infame non l'ha mai abbandonato. E siccome è un infame, gli infami in tutte le parti del mondo hanno una ed una sola fine, tranne che a Messina. Perché capiscono i messinesi che è più utile da vivo che da morto. Quindi lo lasciano in vita perché la sua vita, la sua esistenza, che è costretto a condurre come un verme per le strade di Messina chiedendo l'elemosina, è la dimostrazione più efficace della potenza della mafia.
è talmente potente che si può permettere il lusso di lasciare in vita un infame a patto e condizione che viva come un verme. Ma la domanda è: perché lui accetta di fare il verme? Perché coltiva una segreta speranza. Prima di andare via dagli Stati Uniti ha avuto il tempo di lasciare in una banca americana un bellissimo gruzzolo e spera di poter tornare indietro prima o poi a ripigliarsi il gruzzolo e a fare la bella vita da qualche parte di questo mondo. Non ci riesce, scende tutti i gradini del degrado, diventa scemo, diventa folle, diventa tutto quello che racconto lì. Alla fine rinsavisce, e però quando rinsavisce è troppo tardi e decide di farla finita. È un libro brutto, un libro amaro, un libro crudele, non c'è il lieto fine. Mi è stato detto, dice, ma io quando ho finito di leggere questo libro mi sentivo triste. E beh, meno male. Bell'augurio. No, ma che voglio, il lieto fine per forza a tutti. Va bene che siamo in periodo di Natale, va bene che il lieto fine fa sempre una bella cosa, però la realtà è quella che è, essendo qua nella sede di Capuana, che con la realtà aveva dei rapporti molto stretti, è chiaro che non possiamo derogare dalla realtà. Aprire il libro dei sogni, abbandonarci ai sogni è cosa bellissima, ma poi per vivere dobbiamo fare i conti con la realtà. La realtà è quella che è, non l'abbiamo fatto noi, contribuiamo o combattiamo questa realtà, dipende dai punti di vista, ma voglio dire, quella è e quella resta. La storia mi ha intrigato perché cade in un momento particolare della storia siciliana, il 1948. Che secondo me, così come ho scritto anche nel primo romanzo Senza re né regno, è il momento di discrimine nella storia siciliana. È il momento in cui la mafia, chiamiamola con nome e cognome per carità, se no diventiamo omertosi, la mafia piglia il potere. E piglia il potere perché si fa quattro conti alla femminina. Scusate le donne, ma è un modo di dire nostro, no? I conti alla femminina. Quando su in una lista ci sono tre candidati, che più o meno si equivalgono come peso politico, misurabile in termini di preferenze, una ha 10.000 voti, una ha 9.000 voti, uno ne ha 8.500. Se io mafioso controllo 3.000 voti, e non ci vuole niente a controllarli, se quei 3.000 voti li sposto sul candidato A, il candidato B o quello C, lo faccio eleggere e glielo dico, se tu mi fai il sorriso io ti do i voti. E naturalmente se quello vuole fare politico gli fa il sorriso, gli danno i voti, sale e è convinto il politico di tenere in mano la situazione. Non si è accorto che nella realtà è la mafia a dominare la politica. Non è la politica a dominare la mafia, ma la mafia a dominare la politica, col meccanismo semplicissimo delle elezioni. Per giunta, per quella che era la legge del tempo, è un discorso un po' tecnico, però va attenzionato sempre. Il meccanismo delle preferenze permetteva il controllo di tutte le schede votate. Perché? In una sezione, anche se c'erano 700 persone, io dicevo a chi mi prometteva il voto, benissimo, e allora io devo trovare in questa sezione delle schede dove c'è il numero 1, 2, 3 e 15. E le schede tue devono avere questi quattro numeri. Se ne trovo due in meno, vuol dire che tu invece dei 10 voti me ne hai dato 8. Se non ne trovo manco una, vuol dire che tu sei mio nemico. E sta attento che i nemici li so trattare bene. Dopodiché, siccome tutti erano convinti di questo controllo effettivo, nessuno sgarrava. E quindi si poteva presentare il potente di turno per dire io ho 1.000 voti. E ce li aveva, sul serio, li contava. Li controllava a uno. Dopodiché, siccome aveva 1.000 voti, gli toccava
la casa popolare, il posto alla regione, il posto al comune, il posto alla provincia, una leggina ad hoc, un appalto che gli sistemava le cose. Tanto poi i controlli, li abbiamo visti, i crolli, ci dicono che i controlli sono quelli che sono. Con questo sistema la mafia ha preso il potere stabilmente in Sicilia. Preso il potere, la mafia ha fatto qualcosa di meglio, ha allargato i suoi interessi. Ora, quando noi parliamo di mafia, ci immaginiamo un blocco unico, un Moloch, un mostro, dimenticando che non c'è una mafia, ma ci sono tante mafie, tante famiglie mafiose che hanno delle sfaccettature diverse. Ci hanno dei punti in comune, ma ognuno è in ambiti molto ristretti. Quello che accomuna la mafia nel senso lato è il fatto che col termine mafia non parliamo della delinquenza comune, quella c'è dovunque, mi dicono che Amsterdam è più feroce di quella che c'è a Palermo o a Catania, è qualcosa di diverso. Se usiamo un altro nome è perché evidentemente è una realtà diversa. Cos'è la mafia? Ci hanno provato in molti a spiegarla, scescia per tutti. La mafia è l'insieme di pezzi della politica, pezzi dell'economia, pezzi dello Stato, pezzi delle forze dell'ordine, pezzi della magistratura che si mettono insieme e formano la cosca, il carciofo. E l'immagine della cosca, del carciofo, rende benissimo l'idea di quella che è la mafia. E quindi quando parliamo di Stato, lo Stato che non c'è. Sciascia diceva, purtroppo lo Stato c'è, ce n'è troppo, ne avremo bisogno di meno. Perché quando si parla dell'assenza dello Stato, in realtà si dice un qualche cosa che non è vero. Perché la mafia prospera laddove c'è lo Stato. La mafia non è esterno alle istituzioni. È all'interno delle istituzioni che prospera e piega tutte le leggi dello Stato e dell'economia dello Stato ai propri fini. Se non ci fosse lo Stato, la mafia quasi quasi avrebbe difficoltà a esistere, sarebbe delinquenza comune, quella che c'è dovunque e che viene combattuta regolarmente da tutte le forze di polizia. La difficoltà è proprio quella che quando si va a edificare il crollo di un ponte e ci si chiede, ma sto ponte è crollato, vabbè, difetto della progettazione, difetto del controllo, chi doveva controllare, i collaudatori, i capi cantieri, eccetera eccetera, si scoprono degli intrecci, si scoprono, si indovinano, si percepiscono, ma nessuno mai parla apertamente degli intrecci, per cui risulta che, ad esempio, l'ingegnere collaudatore era nipote di un certo presidente di tribunale. Si scopre che uno dei costruttori era il cugino della moglie di secondo grado del pubblico ministero di eccetera eccetera, per non parlare dei politici e quant'altro. Tutto questo intreccio viene chiamato mafia. E allora, attraverso questo libro e i pochi esempi che ho potuto portare, ho voluto dimostrare proprio questo, cioè di come la politica, lo Stato, l'organizzazione e, se vogliamo, anche la Chiesa, che ci mette il suo zampino, e ci sono illustri esempi, anche la Chiesa fa parte di questo sistema che ha ormai chiuso la Sicilia in questa morsa da cui non riusciamo a evadere, da cui non riusciamo a venire fuori, tranne i giovani che a questo punto stanno pigliando le valigie e partono tutti. I risultati, cioè le conseguenze di questo fatto, è proprio l'immigrazione giovanile, perché è chiaro che un giovane ben nato, con tutte le cellule a posto, con la sua preparazione, con quello che le famiglie riescono a fare crescere egregiamente, non può sottostare a un regime di tal fatta. Per cui la cosa più semplice che fa, piglia la valigia e se ne va. E mentre prima a partire erano
i poveri, ora a partire sono i laureati e i diplomati. Ed è una diaspora, una fuga, un impoverimento che non sta entrando molto nell'attenzione né della politica né dei media. Se ne parla, ma così come di un fenomeno, come se i giovani così scappassero perché gli piace vedere il mondo, perché vogliono fare nuove esperienze, perché hanno litigato con le mamme e allora vogliono scapparsene dalle famiglie. Le cause non le vogliamo vedere, non le possiamo vedere, non le vogliamo vedere. Quindi, che volete? La Sicilia è quella che è. Diceva Sciascia che è irredimibile. Da molti anni sto combattendo la mia battaglia personale per dire che non è vero. E però, giunta la mia bella età, quasi quasi, sapete, la tentazione di dire ma forse aveva ragione lui, c'è. Non mi voglio rassegnare. Disilluso ma non rinsavito, come diceva Didimo Chierico di Foscolo. Ai miei tempi dicevo pure queste cose. Professore, ci sono due modi, secondo me, di andare via. C'è chi va via con l'intento anche di ritornare. C'è chi va via perché è talmente deluso di rinnegare quasi le proprie radici. C'è poi chi decide di rimanere e si scontra con delle realtà che sono abbastanza disarmanti. Anziché parlare di chi va via, penso sia importante parlare di e con chi rimane. Iniziamo a interrogarci su quali sono le vere cause e soprattutto quali potrebbero essere le soluzioni, perché è come piangere sul latte versato. A me piace pensare che tutti i giovani che vanno via, i laureati o chi vuole maturare un'esperienza all'estero, non soltanto all'estero ma al nord Italia, vuole maturare un'esperienza, vuole studiare in un ambiente diverso dal proprio, possa farlo con l'idea, con l'intenzione di ritornare e mettere a frutto nella propria terra quello che ha imparato altrove. E forse la Sicilia, l'idea di Sicilia potrebbe cambiare rispetto a quello che era l'idea di Sciascia, o no? Ma guardi, personalmente la cosa mi tocca, perché praticamente quando ho finito il liceo a Caltagirone sono andato a studiare a Milano, alla Statale di Milano, tra il 65 al 70, ho centrato in pieno il 68, l'ho fatto tutto per intero, mi sono laureato nel 70, ho fatto una tesi di laurea sull'archeologia di Caltagirone, sono tornato, ho lavorato per un po' con il professore Bernabobea e la dottoressa Pelagatti, poi era difficile entrare, mi sono dedicato all'insegnamento, senza rimpianti per carità, e quindi ho fatto sto viaggio, andata e poi ritorno, perché le condizioni a quel tempo c'erano. E insieme con me tanti altri miei colleghi di liceo, che all'inizio sono andati a insegnare in Veneto, in Emilia, eccetera, e poi sono tornati tutti. E così come ingegneri, architetti, chi era a Firenze, chi era a Milano, chi era a Torino, sono tornati e si sono inseriti nella società. Quindi personalmente il percorso l'ho fatto, ho visto che è possibile, mi sono trovato sempre benissimo, non ho rimpianti di nessun tipo, per carità, e però considero che le condizioni che c'erano nel 70 quando sono tornato io non sono, ahimè, le stesse condizioni che ci sono adesso. E quindi il partire è facile, tornare è molto più complicato. E debbo, per forza di cose, parlando sempre della famosa realtà, eccetera, eccetera, tenerne conto, perché evidentemente di sogni non si campa. Sono cose bellissime, ma ahimè, la realtà è quella che è. E devo dire che un giovane che parte dalla Sicilia, che va a studiare all'università, che si specializza in una delle tante facoltà che danno accesso a tutti i tipi di attività, quando torna in Sicilia, qualora dovesse tornare in Sicilia, troverebbe difficilmente da applicare quello che ha imparato.
Perché? Perché le condizioni di partenza sono restate sempre quelle, anzi per molti versi sono un po' peggiorate. Io ricordo che quando andavo a Milano a studiare pigliavo il treno alla Freccia del Sud, no? Partivo da Catania, arrivavo a Milano dopo 26 ore di viaggio, perfetto. Adesso non c'è più manco la Freccia del Sud, non si può più neanche andare da Catania a Milano in treno perché bisogna interrompere il viaggio un paio di volte. Aerei, ahimè, polemica di questi giorni, costano il triplo di quanto costino per andare a Londra, cioè più facile fare Milano-Londra che Milano-Catania, un terzo del costo. Le navi, non ne parliamo, ci sono o non ci sono, non lo sappiamo. E quindi abbiamo da fare i conti con una realtà che non vuole cambiare, che stenta a cambiare, che non abbiamo saputo cambiare. A volte io dico, mi faccio l'esame di coscienza, ma tu personalmente che hai fatto? Ho fatto quello che ho potuto, ho fatto quello che ho combattuto e perso evidentemente. Qualche cosa l'ho ottenuta, una cosa che mi ricordo benissimo fu la mancata realizzazione di una discarica incontrata ad Altobrando, di fronte a Mineo, dove per illuminato consiglio dell'amministrazione comunale doveva sorgere una discarica a cielo aperto a copertura quotidiana di 12 ettari, per cui facevano un bellissimo fosso, ci buttavano dentro la spazzatura e giornalmente la ricoprivano con la ruspa con un velo di terra a 600 metri dalla zona archeologica del Tobranto che ebbi l'avventura di scoprire io. Mi opposi, vinsi, non la fecero per fortuna, ho salvato forse questa zona, se no avremmo la terra dei fuochi anche dalle nostre parti, ma voglio dire, è una cosa minima, se la sono dimenticati tutti, ma la cosa non mi convince, non volevo la medaglia, volevo semplicemente impedire qualcosa di storto. Le zone archeologiche, proprio in questi giorni è uscito un mio libro dove ho raccolto tutti gli articoli di Paolo Orsi su Caltagirone. Io ho intitolato proprio Monte San Mauro e il contado di Caltagirone. Mi hanno scritto la Veragatti, Vozza, Guzzo, l'Accademia dei Lincei, eccetera, per ringraziarmi dell'operazione, perché Paolo Orsi è il fondamento dell'archeologia siciliana, che tutti dicono di aver letto e che nessuno conosce. Dopodiché, partendo da lì, forse ho la speranza, chissà, non lo voglio manco dire, di riaprire il discorso sull'archeologia a Caltagirone, atteso che abbiamo giacimenti archeologici che vanno dal Neolitico all'età bizantina, senza soluzione di continuità. Un giacimento archeologico ricchissimo che evidentemente non è solo questione di Caltagirone, ma anche di Mineo. Mi pare che Paolo Orsi a Mineo ci venne pure. E anzi Vozza mi diceva, ma perché non ripete l'operazione per tutte le zone del Caltagironese dove Orsi ha scavato? E perché ci vogliono i soldini, ci vuole un'amministrazione che ti sovvenzioni, perché andare a cercare tutti i testi, io per cercare un testo ho visto molti guai, devo dire, perché era un articolo pubblicato su una rivista tedesca del 1907, che per andare a trovare, insomma, ho visto veramente molte guai. Sono riuscito a farlo e sono contento. Però voglio dire, questo tipo di operazione si potrebbero certamente ripetere per tutti i comuni. Ma stiamo parlando di archeologia, stiamo parlando del passato, dovremmo parlare del presente e poi ancora del futuro. E lì interviene sempre Sciascia. Perché nella lingua siciliana oggi vaio, domani vaio, dopodomani vaio. Come lingua siciliana, guardate che noi non abbiamo il tempo futuro. Nella lingua siciliana non c'è il tempo futuro. Ed è una riflessione elementare che ci siamo scordati tutti. Il fatto che il siciliano non abbia il tempo futuro, guardate che qualche cosa vorrà pur dirlo. Vuol dire che ci muoviamo, tanto per restare in ambito di Verga e Capuana, in quella dimensione circolare del tempo, per cui è tutto un continuo andare e venire, non c'è
un progresso vero e proprio, perché il futuro si identifica col presente e diventa subito passato remoto, per cui di tutta la comunicazione abbiamo solo tre tempi: presente, passato prossimo e passato remoto. Il futuro non c'è. Questo fa parte di quella ricerca sulla sicilianità che ho cercato di fare anche in altri romanzi, eccetera, però voglio dire, è un dato di fatto. Un dato di fatto che passa poi attraverso tutta una concezione morale della Sicilia, che è stata studiata da Sciascia, è stata studiata da altri, qualche cosa l'ho fatta pure io, che ci porta a concludere che la categoria morale prevalente in Sicilia non è certo quella cristiana. Come disse qualcuno, il cristianesimo si è fermato a Eboli, non è arrivato dalle nostre parti. E anzi, Sciascia diceva che non c'è terra che sia più antitetica al cristianesimo rispetto alla Sicilia. Sciascia, io non so, cioè, più o meno visto che è così, e possiamo fare una infinità di esempi, e che ti spiega, attraverso meccanismi magari un po' astrusi, del perché delle cose. Se siamo dove siamo, un motivo ci deve essere, voglio dire. Non è dovuto alle combinazioni astrali o al gioco malvagio dei potenti o dei maghi cattivi. C'è tutto un filone che ci porta a questa realtà. E addirittura, vedete, certe volte mi viene il dubbio, forse noi non guariamo la malattia perché non abbiamo indovinato di che cosa soffriamo. Per cui le analisi che abbiamo fatto della realtà siciliana a volte si rivelano incomplete, se non sbagliate del tutto. E quindi se il medico non indovina di che malattia si tratta, non può dare la cura effettiva. E visti i risultati, voglio dire, pare che siamo lì. Non abbiamo le cure perché non abbiamo indovinato qual è la malattia. Per caso non è che siamo... Parlo troppo io, scusate. Non è che per caso sono siamo... chiacchierone nato. Siamo dei malati immaginari e quindi faremo la fine di un morto apparente. Io ci spero sempre. Cioè, ripeto, sono disilluso ma non rinsavito in questo senso. Nel senso che è chiaro che se parliamo, se siamo qua, se battagliamo, se diciamo le nostre opinioni, è perché ancora crediamo che sia possibile cambiare le cose, perché altrimenti concluderemmo dicendo: guardate, non c'è niente da fare, stiamocene a casa, godiamoci la vita, andiamocene a spasso e finiamola lì. Non è così, in effetti. Parliamo degli intellettuali siciliani. Io penso che col tempo si siano impigriti un po', perché il dibattito non si può abbandonare tra le mani dei politici di turno, che poi si possono anche rivelare incompetenti, o alle improvvisazioni. L'intellettuale è colui che ragiona su determinate tematiche, le approfondisce, si incontra e si scontra con la realtà, si incontra e si scontra con chi la pensa diversamente da lui. E mi viene da pensare anche a Luigi Capuana, lo dicevamo proprio ieri. Luigi Capuana non si è limitato solo al verismo e a narrare il proprio territorio, il proprio ambiente, ma si è lasciato influenzare da una cultura europea e a sua volta ha anche influenzato i suoi contemporanei. Ecco, pensando magari al presente, limitandoci al presente, con l'idea che un futuro, noi siciliani non l'abbiamo mai pensato, mai avuto un futuro, perché dobbiamo iniziare adesso a pensare al futuro? Non vorrei che sia il passato troppo ingombrante che fa in modo che la Sicilia non riesca ad immaginare un futuro. Forse il futuro della Sicilia sta proprio lì, tra le pieghe di un passato ingombrante. E le pieghe di un passato ingombrante di sicuro non possono essere stirate e indagate dal
popolo semplice, tra virgolette, ma da colui che ha gli strumenti. Gli strumenti che sono gli strumenti indagatori, quelli che possono realmente fare luce su delle cose che possono essere anche un po' difficili anche da spiegare. Noi siciliani siamo isolani, ma tendiamo a sentirci anche isolati. Qualcuno ci dice che ci sentiamo al centro del mondo. Io penso che i siciliani magari non sono nelle condizioni di sentirsi al centro del mondo, ma di sicuro la Sicilia è al centro del Mediterraneo. Il Mediterraneo ha rappresentato per secoli il centro del mondo. Però la Sicilia non riesce a fare fortuna di tutto questo. Io penso che gli intellettuali, non solo siciliani, ma gli intellettuali in genere, dovrebbero concentrarsi su questo. Ma certamente gli intellettuali hanno un compito molto grave, molto serio, un compito che però non viene valorizzato da nessuno, voglio dire. Qualche annetto fa c'era un assessore regionale, insegnante all'Università di Messina, adesso è morto poverino, quindi parce sepultis, come dicevano gli antichi, il quale affermò che per un anno intero i siciliani non dovrebbero più leggere Sciascia, Camilleri, Tomasi di Lampedusa e quant'altro, perché tutti questi signori altro non fanno che denigrare la Sicilia e dare una immagine sbagliata della Sicilia. Quindi, concludeva, gli scrittori sono la sfiga della Sicilia, che invece ha avuto la grande fortuna e l'avventura di avere assessori come lui, come i suoi danti causa, presidenti e quant'altro. E questo era uno. Secondo, gli intellettuali. Gli intellettuali si muovono con i libri e in giornali, televisione ormai, radio, Facebook e quant'altro. Devo dire che non c'è da parte degli intellettuali, di molti intellettuali, la capacità di ragionare o la volontà di ragionare sulle cose, perché è più semplice andare a cercare il successo editoriale piuttosto che ragionare sulle cose e scommettersi sulle cose e possibilmente dire tutte le cose sgradevoli che vi sto dicendo io, tanto che poi quando uscirete dice: ma sto pazzo, perché l'avete invitato? Non poteva restarsene a casa sua invece di raccontarci tutte queste brutte cose? E vabbè, è una scelta che facciamo. Potevo anche raccontarvi una bella storia a lieto fine, con abbracci tra luce e vino, eccetera, eccetera, come quelli che circolano in televisione, dove tutto finisce sempre bene, no? Tutto è bene, quel che finisce bene, e siamo tutti, usciamo consolati dal cinema, dalla televisione, dalle fiction, dalla lettura dei libri, tutte cose amene che si aprono alla speranza, tanto non costa niente, per cui apriamo i cuori alla speranza, poi tutto resta esattamente com'è. E andare a cercare le cause, andare a scavare in quelle che sono le cose più profonde nostre, certamente è un'operazione difficile, un'operazione sgradevole più delle volte, un'operazione che non ti dà niente. E quindi perché mi ci devo mettere? In un momento in cui quello che vale è il quattrino, tanto che dalle nostre parti anche l'uno è trino, è diventato quattrino, scusate la battuta molto facile, ma ci conosciamo tutti, sappiamo di chi parliamo. Quindi quando siamo in queste condizioni è chiaro che andare a dire determinate cose può risultare poco producente. E allora sì, l'intellettuale della Magna Grecia, una volta si usava questa espressione, no? Gli intellettuali della Magna Grecia, fu un'espressione che venne coniata a proposito di alcuni intellettuali democristiani, tipo Demita o qualcun altro così, che si aggrappavano ai massimi sistemi, ma poi la realtà la lasciavano stare esattamente così. È più difficile fare il contrario, cominciare dal basso, andare a vedere quali problemi ci sono effettivamente
invece di andarsi ad accapigliare sui massimi sistemi. A Mineo cosa c'è che non sta funzionando in questo momento? L'acqua? Vi arriva l'acqua nei rubinetti, sì o no? E se non arriva, perché non arriva? E vogliamo risolvere almeno questo problema dell'acqua? Se l'estate sono piene di buche, lo vogliamo dire perché ci sono le buche invece, eccetera, eccetera? E se c'è un muretto che è crollato, ma perché è crollato, chi l'ha fatto? Vogliamo mettere i nomi e i cognomi dei costruttori e dei progettisti in tutte le opere pubbliche che facciamo, a lasciare una perenne lapide d'infamia per le opere fatte male? Possibile mai che la strada Agrigento Palermo, dopo una settimana che è stata collaudata, se ne crolla? Che il ponte dell'autostrada Messina-Catania è 1380 giorni che è sempre là e nessuno ci ha messo ancora mano, e il ponte Morandi adesso lo stanno andando, eccetera. E se voglio pigliare un treno per muovermi da Caltagirone e andare in giro per il mondo, è come se dovessi andare chissà dove. Farei prima col cammello invece che quei mezzi che abbiamo a disposizione, quelli pubblici. Questi sono i problemi, li stiamo affrontando? No. Chiacchiera, parliamo. Poi arriva il ragazzino che è andato a studiare a Milano, vuole tornare a casa, un biglietto aereo da Bologna a Caltagirone, 500 euro. Ma è una cosa seria che state facendo? Possibile che non c'è nessuno di assessori, ministri e quant'altro che se ne occupi, che l'abbia visto, che abbia capito, che ci spieghi perché? Perché io faccio Bologna-Londra con 200 euro e Bologna-Catania con 500? Ma com'è? Ne parliamo, ne stiamo parlando, c'è qualcuno che ne ha parlato? Voglio dire, la democrazia è un meccanismo molto delicato. Basterebbe studiare la storia di Roma, la storia di Atene, la storia dei liberi comuni del Medioevo, per capire come le democrazie possano finire in un breve momento. Finì la democrazia di Roma, finì la democrazia di Atene, finì la democrazia dei liberi comuni, diventati signorie o quant'altro. Perché, per come, eccetera. Ne parliamo? Ma nel primo romanzo, proprio Senza re né regno, del 2004, io venni fuori con un'affermazione che lasciò stupiti, cioè nel senso che la Sicilia, dico io, non è un'isola, ma un arcipelago. Di tante isole quanti sono i paesi e le città. Tra l'altro queste isole, che sono chiuse in questa loro autarchia ancora di stampo medievale, non comunicano tra di loro, perché tra l'altro le strade di comunicazione sono così brutte e cattive, per cui da Caltagirone per arrivare a Vizzini è un viaggio, poi per venire a Mineo non ne parliamo, e così via. Per cui queste comunità sono vissute di autoreferenzialità e non hanno trovato il modo di aggregarsi e di mettersi insieme per costruire qualche cosa di comune. Per quanto riguarda intellettuali e politica, io ricordo che siamo in una democrazia, e in una democrazia i politici li elegge il popolo, il quale popolo dà il voto liberamente o con i meccanismi che ho spiegato prima alle persone che ritiene più degne di fare il servizio. Quando il popolo mi elegge il candidato A o il candidato B, non parliamo di partiti per carità, ma proprio di persone, ben sapendo chi sono quelle persone, e allora molti dubbi e molte domande vengono. E allora, delle due l'una, o sono complici o sono imbecilli. Se sono imbecilli, ahimè, la strada è terribile. Se sono complici, non ne parliamo più. La democrazia la fa il popolo. Allora, i punti sono due. O dobbiamo recuperare il rapporto con il popolo, cosa che non si è manco tentati di fare. Perché stasera qua, invece di esserci noi, tutte belle facce, persone per bene, eccetera, eccetera, ma gli altri, il venditore di cipolle, il cercatore di funghi, il contadino, dov'è? Questi, e questi dobbiamo raggiungere, se noi stiamo parlando, ci facciamo il discorso tra di noi, ci diciamo quando siamo belli e buoni, ma non incidiamo nella realtà. Una cosa che mi tormenta da parecchio tempo è proprio questo, cioè che noi abbiamo una fascia intellettuale di livello anche nazionale ed europeo, e in basso non c'è niente assolutamente, non comunica con la base.
C'è questo iato, questo distacco tra l'intellettuale che sta in alto e la base, che è sempre più lontana, sempre più distante da quell'intellettuale che invece dovrebbe agire per migliorare le sue condizioni. Perché quella base è condizionata dalla televisione, da quello che ci fa vedere il padrone delle televisioni, dai social ora, da quello che circola, dalle fake news, ormai si dice un po' all'inglese, chiamiamole col siciliano, notizie false. Ecco, invece di dire fake news, chi vende le cipolle, ma chi vende le cipolle che ne capisce di fake news? Dice semplicemente, è una notizia falsa, lo capisce tutto, e basta, e finiamola lì. È chiaro il concetto? Chiaro. Quindi il difetto è degli intellettuali sicuramente, che non riescono a incidere in quella che è la base, che non riescono a far discendere le loro lucubrazioni, magari cervellottiche, in quello che è il dibattito che circola nelle famiglie. Ora, quando io sento parlare mamma e papà e figli che poi venivano a scuola, eccetera, eccetera, sempre mi si rizzavano i pochi capelli che ho in testa, perché all'interno delle famiglie circola una moralità, un tipo di interesse che, guardate, fa spavento. Fa spavento. Faceva spavento ai miei tempi, ora ancora di più. Io ringrazio il professore Seminerio per aver accolto l'invito a venire qui a Mineo al Parnasso Siculo Book Fest a presentare la sua ultima fatica. Invito i presenti a leggerlo e invito il professore Seminerio a ritornare quando vuole per riaffrontare qualche altra discussione. Mi piacerebbe tornare, però con un pubblico diverso, se permettete. Mi piacerebbe coinvolgere quelli che sono qua in piazza, che si pigliano il fresco stasera. A un certo punto ci affacciamo, dico, scusate, venite qua, parliamo insieme, mi dite quello che volete voi. Bene. E così cerchiamo di cominciarci a capire. Perché allora, facciamo... Io parlo di qua, loro sono lì e non ci capiamo, sono due mondi separati che si allontanano sempre di più. Ecco, questo può essere anche un augurio, riuscire a fare in modo che il centro, il salotto culturale non sia quattro pareti, ma sia appunto un'intera piazza o un'intera città. Allarghiamo un po' un intero comprensorio. Attraverso appunto il confronto e non il campanilismo. Sì. Grazie professore, grazie a voi.